fase di allineamento e stacco piuttosto caotico. Assume l'iniziativa Orvietus, a tabellone Italo Balbo, a tabellone anche il 6 Octavius HBD. 200 iniziali in 14 e 3, si delineano le posizioni. In terza posizione alla corda si è sistemato Otero Disgrey, a largo interviene Nembo Kid che va a caccia del leader. Nembo Kid raggiunge Orvietus che si oppone. 31 il quarto iniziale, alle prese Orvietus e Nembo Kid, i due eseguiti da Migliolod che precede Otero Disgrey. 46,5 600 e può parcheggiare in seconda posizione il favorito, 1,75 euro la quota. Orvietus paga 6,06 e Otero Disgrey 4,35 euro in quarta posizione. 1,25 il giro di pista. Orvietus, Nembo Kid, Miglio, Otero. Nulla muta. Adesso sta cercando di giocare sui parziali. Il leader, il principale avversario in schiena. 1,17,9 il primo chilometro. Dalle retrovie si fa vedere Mentuccia Buzia, che viene anticipata da Otero a mezza ruota. Interviene anche Lindberg, 800 alla conclusione. 16,5 l'ultima frazione, Otero viene a largo e Nembo Kid lo para. Va di dentro Migliolod, lo stesso fa Orzatas. Adesso Nembo Kid va a caccia di Orvietus che automaticamente allunga. 16,1 l'ultima frazione, Orvietus attaccato da Nembo Kid. Poi di dentro Migliolod e di fuori Otero. Orvietus in fuga, Miglio in 2,5. Nembo Kid arriva a mezza lunghezza, poi Otero, scompaiono gli altri, non ce ne sono più. Orvietus cerca di scrollarsi di dosso Nembo Kid, ci riesce, prende una lunghezza Nembo Kid, Orvietus, poi Otero. Ultime battute con Nembo Kid che cerca di tornare su Orvietus, poi Otero, metri conclusivi, Nembo Kid F, Otero Disgrey ed Orvietus. 12-11-3 è l'arrivo probabile ed ufficioso. Erano i più giocati, i favoriti. Hanno dato vita a una battaglia dal primo all'ultimo metro, spettacolare, nonostante si trattasse di una categoria G. E arrivano nell'ordine, 12-11-3. Andiamo a vedere al quarto. È il numero 5 di Insolito Gifar con Attilio Golia, che precede il 13 Lindberg LJ con Franco De Cristo. Quote sicuramente popolarissime.